Buonasera, io sono Maria Maddalena Bernacchi, sono un'insegnante in pensione di Arezzo e attualmente scrivo per un magazine che si chiama Casentino Più, dove ho una mia rubrica e parlo di storia e territorio. Anni fa pubblicai la storia della famiglia Franchetti, l'ex medico primario del Maier, che fu ospitato a seguito delle leggi razziali, fu costretto a nascondersi e fu ospitato in Casentino, appunto a Rampereta, dalla famiglia Marcucci, che poi sono stati riconosciuti giusti tra le nazioni. Questo dottore e la sua famiglia si trovarono bene nel piccolo paese, in mezzo a gente semplice, però che seppe aiutarli, con i quali condivisero la vita di ogni giorno, tant'è che il dottore in questo periodo operò una bambina che fu presente quando tornarono gli eredi 2 anni fa, gli eredi dei discendenti della famiglia Franchetti a Giampereta per ritrovare quanti conoscevano la storia o per averla sentita raccontare o per averla vissuta. E tra questi c'era una ai tempi del dottor Franchetti, bambina che fu operata dal dottore stesso di difterite, e questa operazione avvenne a lume di candela mentre i nazisti camminavano lungo la strada che costeggiava l'abitazione. L'intero paese partecipò con commozione, ricordando come tra la famiglia Franchetti e gli abitanti della zona si fosse creato un rapporto di fiducia e stima, al quale questo è giusto tenere sempre a mente, contribuì molto l'aiuto ed il consiglio dei frati dell'Averne, ed in particolare di Fra Achille.